trasformandosi in simboli di speranza e di benessere di tutti. Anche in Europa il 29 segna uno spartiacque nella storia dell'auto. Intercettare il gracile mercato interno, produrre l'auto del popolo in grado di dare nuovo slancio alle economie nazionali, diventa l'imperativo per uscire dalla crisi. E realizzati i primi modelli di utilitarie, pensati per essere robusti, economici e prodotti in serie. Thank you.
primo dicembre 1973, il giorno dell'austerity. Sì, così l'hanno chiamata, austerity. Nemmeno una parola italiana. Grazie.
Grazie.